Oggi configurazione 650 euro. Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Fede03, e oggi proveremo a fare una configurazione con un budget di all'incirca 650 euro. Partiamo dal presupposto che questa configurazione è data per giocare in Full HD con pochi compromessi, quindi si riuscirà a giocare bene in Full HD con parecchi FPS, sicuramente di gran lunga sopra i 30 e in certi casi probabilmente supereranno anche i 60. E direi subito di iniziare a elencarvi i pezzi di questa i componenti di questa build. Come processore ho scelto un i3-7100, quindi un processore Kaby Lake, un i3 quindi con 2 core e 4 thread, con una frequenza pari a 3.9 GHz e 3 MB nella cache. Questo processore ha anche una scheda grafica incorporato, ma ovviamente in questa build non ci servirà perché è una build da gaming con una scheda grafica dedicata. Questo processore costa all'incirca 105 euro, ovviamente i prezzi potranno variare dal periodo di adesso a quando uscirà il video, poi nel tempo, quindi prendete un po' con le pinze e se volete controllare il prezzo attuale guardate il link o cercate il componente su internet. Ma dove montiamo il processore? Il processore ovviamente lo montiamo su una scheda madre e come motherboard ho scelto una MSI Mortar, una scheda madre abbastanza entry level che però ha già 4 slot con la RAM e una B250 con socket 1151 e quindi nonostante sia una scheda abbastanza economica perché costa 75 euro ci permetterà di fare degli upgrade in futuro al nostro PC. Come RAM ho scelto delle Corsair, due banchi da 4 GB DDR4 naturalmente, con frequenze di 2133 MHz. Queste RAM costano all'incirca 80 euro. Ma come alimentiamo tutto ciò? Con un alimentatore Thermaltake Bronze, un alimentatore semimodulare da 530 W che ci permetterà di alimentare tutto il nostro PC a un prezzo abbastanza modesto di 50 euro. Naturalmente non è dei più economici che si trovano, però ci permette di avere un alimentatore modulare, quindi non avere tutti i cavi che girano per il case brutti e riuscire a nasconderli con più facilità. Parlando invece di archiviazione, ho deciso di fare l'accoppiata hard disk USSD, un hard disk da 1 TB o Western Digital Blue o volendo anche un Seagate Barracuda, il prezzo si aggira di entrambi intorno ai 40-45 euro. E invece come SSD ho scelto un SSD della Drevo da 120 GB, più altro con installare il sistema operativo più uno o due giochi principali. Il prezzo di questo SSD si aggira intorno ai 50 euro. Del case per sostenere tutto il nostro magnifico PC, se abbiamo un Thermal Master, il case che conterrà il nostro splendido PC sarà un Cooler Master, Il case che conterrà tutto il nostro PC sarà un Cooler Master, A few moments later. Il case che conterrà tutto il nostro PC sarà un Cooler Master Masterbox 5, un case spazioso, carino secondo me, poi ovviamente il case si può scegliere un po' quello che si vuole, ma io ho dato un budget del case di 50 euro, che siccome sono più per sufficienti per avere un bel case, soprattutto perché è una configurazione non troppo cara, 50 però non è neanche troppo economica, quindi 50 euro per il case secondo me sono meritati. Per la scheda grafica ho scelto una Aorus 1080 Ti Extreme Edition con 11 GB di VRAM. Il prezzo di questa scheda grafica si aggira intorno ai 890 euro e quindi è perfetta per questa configurazione. Va bene, dai, a parte gli scherzi, per la scheda grafica si hanno 3 scelte, ognuna con un prezzo un po' diverso. La prima scelta, che costa meno, anche se non è troppo consigliata, perché in ogni caso quando si spendono un tot di soldi è sempre meglio magari spendere quei 20 euro in più per avere la configurazione migliore che si può ottenere, però ovviamente se uno non ha il budget, non ha il budget, e quindi la scheda grafica più economica che consiglio è una RX 460 da 2 GB. Su Amazon l'ho trovata all'incirca a 150 euro, però su altri siti come Tao Computer si riesce a trovare a 120-125, varia dai periodi, però all'incirca il prezzo è sui 20-25 euro in meno. Stessa cosa vale per la scelta intermedia, ho scelto una RX 460 da 4 GB, permette già di giocare in Full HD decisamente bene, io ce l'avevo lì dietro,
questa scheda grafica va veramente, a parer mio, va veramente bene per giocare. Giocavo a Battlefield 1 in modalità alta e girava sui 45-40 fps, mentre in modalità media mi girava a 60 fps. La RX 460 da 4GB si aggira all'incirca sui 165€. Se invece volete fare una configurazione overkill per il vostro budget, io consiglio una GTX 1050 Ti con sempre 4GB di VRAM, che però ha delle prestazioni un po' maggiori alla 460 e permetterà di giocare sicuramente con più FPS. Il prezzo di questa scheda però sale di non poco, perché si parla di 180€, che sono già una spesa non così bassa per una scheda. Tira all'incirca sui 630€ con la RX 460 da 2GB, 650€ con la RX 460 da 4GB e 670€ con la GTX 1050 Ti. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto almeno un po'. Se così è stato, vi invito a spolliciare e a condividere questo video a tutti i vostri amici che hanno intenzione di farsi un computer relativamente low budget per giocare in Full HD. E per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!